Buongiorno, buon lunedì, inizia col botto, questa settimana sono di ottimo umore ma vi devo sistemare meglio perché, ok, aspettate, okay, riesco assolutamente, perfetto, allora, trucco easy, che voi ci crediate o no, io non ho fondotinta, ho solo sopracciglia, tanto mascara, un po' di correttore, il rossetto, per la cronaca, sto usando lui, Pixi, nella colorazione Berry Boost, sì, non si vedrà mai. Comunque poi ho utilizzato questa palettina che mi sta piacendo da impazzire, anzi, ho utilizzato questa qua, che credo mi porterò in Sardegna, tipo solo questa, per fare l'intero make-up, perché io faccio sopracciglia, metto tanto mascara, poi vado di correttore, e questo che sto usando mi piace un botto, ma non vi posso dire cos'è, è un correttore nuovo, low cost, fighissimo, quindi ve ne parlerò al più presto. Poi questa palettina qua mi consente di, una volta che con un... uno stick cremoso, adesso ho usato quello di Fenty, il Match Sticks in Mocha, faccio tac tac, quindi do un po' di scolpitura al mio viso, poi prendo la parte così, diciamo, più marroncina, questa qua, e con un pennello chiusi nella Fetish Pantry ho usato questo, il Chic 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 Chac, questo qua di Nabla, faccio così, poi molto professionalmente faccio così, tipo levo l'eccesso, vado di blush, utilizzo questo qua che è più rosatino, e poi invece con questi, è un pennellino piccolino così, con questo qua, prendo e vado a illuminare un pochino qua, un pochino qua, stop, quindi queste sono le mie armi, più mascara, più correttore e matita per le sopracciglia, quindi il mascara, che non so mai dove metto, eccolo qua, quindi mascara, e mascara, matita per le sopracciglia, correttore che non vi posso far vedere, palettina, questo è un bel rossetto, quindi in pratica con queste cose mi trucco, manca la cipria di Nabla, quindi queste saranno, diciamo, le cose che mi porterò per truccarmi, starò via 4 giorni, però diciamo che 4 giorni a una settimana non mi cambia tanto, però ho deciso di portar via queste, altrimenti stavo pensando di portare via questa palettina che non ho granché ancora usato di Wake Up Cosmetics, che guardate quanto è piccolina, è proprio piccola e ha dei colorini non male, perché ha questa sorta di violetto, questo tortora violaceo malva, sì, e poi due marroni, un marrone scuro e un marroncino da piega. Secondo me con questa ci si possono fare dei make-upini, quindi questa magari la si mette in borsa per fare un po' così, sapete, la sera volete uscire, volete dare un allure più truccosa al tutto, quindi mi sa che verrà anche lei. Con questo blush, bronzer e illuminante, con questo faccio appunto il contouring e poi i classiconi, matita, mascara e rossetto, sì, correttore e poi rossetto e la cipria, perché bisogna cipriare tutto, insomma questa è un po' l'idea di quello che mi vorrei portare, ma è un po' tardi, è l'una, anzi l'una meno un quarto, sono giuste, i capelli oggi mi piacciono tantissimo, mi piace proprio il colore, sono soddisfatissima, tante ragazze mi hanno scritto che andranno a trovare Luciano al centro degradé Joel Luciano di via Soderini a Milano, io mi sono trovata strabene, non è una collaborazione, io da Luciano pago, è il mio parrucchiere, poi d'ora in poi, ragazze, cioè soltanto veramente i miei fidati, uno è Luciano, l'altro era Alessandro del centro commerciale di Assago, che mi tagliava sempre i capelli, ero sempre contenta e ho cambiato e vabbè, vi devo fare il video sull'integratore, giuro che quando parlo di capelli adesso non è solo in modalità, aspettate,
lamentosa. Continuerò a parlare di capelli come ho sempre parlato, però volevo fare tutta quella tecnica del massaggio che mi avete suggerito, dell'integratore e tutte quelle cosine che mi avete suggerito, e faremo un inizio e mese dopo mese farò il video di controllo e poi tipo quest'estate pubblicherò il video finale sul funziona questo integratore così chiacchierato. E quindi insomma sottopongo la mia chioma a test scientifico per il bene della comunità e perché altre ragazze non soffrano le pene che sto soffrendo io. Va bene. Stamattina ho mandato online il Wikivlog perché ieri Fastweb ha deciso che non caricava il video. Io sono andata a lavoro, ho fatto eccezionalmente la domenica in negozio per sostituire i miei colleghi che andavano a Torino a una riunione dell'azienda, bla bla bla. E quando sono tornata a casa ho scoperto che non funzionava internet, quindi ho chiamato Fastweb con la voce di un drago incacchiato: non funziona la linea, così praticamente. E loro mi hanno detto: rimettiamo a posto subito. Fatto sta che poi il vlog era a posto alle 12:30, mezzanotte e mezzo. Quindi l'ho mandato direttamente stamattina, basta, l'una meno 10 quasi, l'una meno 10 scarsa, sono ancora in pigiama, la mia ferita va molto meglio, se non siete impressionabili posso farvela vedere perché è molto 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 guarita, la vedete, voilà, molto molto guarita. E adesso ci sto mettendo la connettivina e anche l'aloe, il gel d'aloe con l'acido ialuronico. Molto molto buono, il gel d'aloe della Sirio con l'acido ialuronico. Vado tutti i giorni a fare il mio bel massaggino più volte al giorno. Va bene ragazze, mi gratto anche l'ascella, tipo le scimmie. Ok, vado, il pranzo ce l'ho pronto, devo soltanto vestirmi, metterò una roba easy, tipo già qua pronto, tipo la roba che avevo ieri. Anche voi tirate via le cose, incastrate l'una dentro l'altra. Questa l'ho messa ieri pomeriggio per fare la giornata, il pomeriggio, perché faccio solo 4 ore la domenica, quindi rimetterò una classica magliettina nera e questo maglioncino che mi aveva salvato la vita, che ormai è un po' vecchiotto, però in negozio dovrei avere un maglioncino nero, e quindi avevo comperato questo da Primark, quindi mi metterò questo. Per il resto credo metterò dei leggings, qualcosa di morbido, perché non posso mettere jeans o pantaloni un po' duretti perché mi sfregano sulla cicatrice e vedo le pene dell'inferno, provo le pene dell'inferno, quindi basta. Se non avete visto il vlog weekly della settimana scorsa, vedetevelo, perché è molto carino. Poi vi racconto che quando sono andata a quella cena lì del gruppo Facebook dove sono entrata e che mi ha un po' permesso di finalmente togliermi da questa tana e conoscere qualche persona, uomo o donna, non è che sto parlando di incontri galanti, però è saltata fuori praticamente l'organizzazione di una gita, perché questi ragazzi fanno trekking domenica prossima, quindi non vedo l'ora, sono tipo entusiasta, è tipo l'evento mondano della stagione 2020, il trekking, che io adoro, quindi sono molto più contenta di un trekking che di una roba mondana. Poi vi aggiorno. Parlo super veloce perché sono in ritardo, quindi ci vediamo poi. Besos. Buongiorno, il mio pallore pazzesco, perché io ho la febbre. Allora, ieri non so se ho fatto la clip, aspettate un attimo. Allora, metto anche un po' di contorno occhi perché mi sento tutta distrutta. In pratica oggi ho dormito tutto il giorno, sono le 7:15 di giovedì sera e io ho dormito fin da stamattina, perché in pratica ieri sono andata a lavoro, mercoledì, anzi innanzitutto sono andata di mattina ad allenarmi, ho fatto gambe ed ero tutta bella contenta, mi sentivo bene, ho fatto il mio allenamento gambe, poi sono tornata a casa, mi sono fatta la mia pasta con il tonno, con il sugo con il tonno, e sono uscita subito, sono andata subito immediatamente a lavoro, cioè tipo l'ultima forchettata di pasta e sono andata a lavoro.
In realtà poi mentre andavo a lavoro in metropolitana mi sono sentita molto male e sono tipo svenuta, cioè tipo sono proprio svenuta, solo che ho sbattuto la testa. Qualcuno mi ha soccorso, in pratica avevo freddo a tutte le estremità, testa, braccia, gambe, eccetera. Evidentemente tutto il sangue ha fluito allo stomaco per la digestione, c'era freddo, avevo già un raffreddore bello forte da 2-3 giorni e niente, quindi mi è successa questa cosa. Sono arrivata al lavoro pallidissima, tremavo, un freddo pazzesco, debole, debolissima. Poverina, la mia collega doveva anche andare dal dentista, quindi arrivavo io, dovevo andare via a lei perché dovevo andare dal dentista e mi fa: no, guarda, rimando. Però io gli ho detto: stai scherzando, guarda, sono venuta qua, ormai vai dal dentista tranquillamente, ho i capelli luvidi, ma come potete immaginare non li ho lavati perché sono sudato come una pazza stanotte per via appunto del... Mi tirava la testa per via della febbre, quindi insomma, alla fine lei è andata. Voglio un cerchietto. Ok, così meglio. Alla fine lei è andata dal dentista, io sono stata in negozio da sola. Poi quando lei è tornata, ragazzi, io non ce la facevo veramente più. Dovevo andare via verso le 7:30, cioè dovevo chiudere alle 7:30 e gli ho detto: guarda, sono le 6, vado a casa. Niente, sono arrivata a casa, ragazzi, inizia a galoppare la febbre sempre più alta, finché non ho avuto la febbre a 39,2 e deliravo, nel senso che avevo quella, cioè dormivo, se mi sembrava di dormire, ma in realtà era quel dormiveglia dove sei mezzo cosciente, fai quei sogni sempre ripetitivi, tremendo, fino alle 5 del mattino. Poi alle 5 del mattino mi sono tirata su perché non ce la facevo più, avevo il mal di testa dalla ripetizione continua del sogno che facevo. Quindi sono andata in bagno, ho fatto pipì, praticamente avevo la bottiglia dell'acqua a fianco e ho bevuto tipo una bottiglia intera da 1,5 litri durante la notte fino alle 5. Nonostante questo non avevo tutta sta pipì da fare perché evidentemente tipo la bevevo ed evaporava, sudavo e l'ho fatta fuori così. Comunque, insomma, da quel momento in poi mi sono tirata su, sono rimasta un pochino sveglia perché dormire mi faceva venire ancora più mal di testa, quindi mi sono messa i cuscini un po' dritti. E lì la temperatura è scesa, ho iniziato a sudare, mi si è completamente bagnata la camicia da notte, suda, 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 e la temperatura è scesa fino a 36. Quindi stamattina avevo 36. E finalmente ho potuto dormire perché non si poteva considerare dormire. Mamma, che pelle secca che avevo. Meno male che mi metto ancora un pochino di... Sto buttando tutto a terra. Un pochino di crema. Sto usando questa. Questa qua la sto un attimino ritirando fuori in questi giorni. Cos'è che stavo dicendo? E ho dormito fino all'una. Una bella dormita di quella serie e poi all'una ho mangiato qualcosina, ma poco perché non ce la facevo nemmeno a... Sapete quando scendete, nel mio caso se scendete dal letto che su, vi tirate giù dal letto però c'è freddo, non vedete l'ora di tornarci, vi gira la testa, quindi ho mangiato una robina al volo. Avevo della pastina in brodo, cioè avevo del brodo di pollo fatto da ieri notte, quindi ho cucinato la pastina. Ci ho messo un po' di formaggio e così basta. Poi sono tornata subito a letto e dalla 1:30 sarà stata le 2 che sono tornata a letto, ho areggiato le stanze, ho fatto il letto con delle lenzuola pulite che ho da strizzare e mi sono rimessa a dormire e da quel momento mi sono svegliata adesso. Non ho fame perché evidentemente mi leva l'appetito, però sto pensando di mangiare cioccolata, quindi adesso stavo scegliendo quale di queste mangiare. Sapete, la cioccolata almeno mi nutre con qualcosa di più completo perché è cioccolata proteica, come sapete, quindi non va bene soltanto quando volete fare gli sportivi, ma anche, vedete, in questi casi vi sostenta non solo zuccheri, ma anche insomma grassi e carboidrati e proteine di ottima qualità. Sapete
Stavo pensando di mangiare. Oh, Winter Spice. Vedete? Winter Spice è molto buono. Sa di. Non lo so descrivere. Quelle speziature quelle spezie invernali, la cannella forse, che ne so. Aspettate, ve lo dico. L'arancia. Questa buona mi ispira, però quella che mi piace di più, infatti l'ho praticamente finita, è la quinoa hazelnuts, questa qua, che è alla quinoa, dai. Questa qua, la quinoa, vedete, con tutte le cosine. Poi c'è la classica cioccolata fondente amara, molto buona anche questa. E poi molto molto buona c'è quella al sale. Sai che mangio quella al sale? Un bel quadrotto di questa qua al sale. Sì, mangio questa qua al sale. Faccio così. Ecco, mangio questo quadrottino qua al sale. E poi mangio la barrettina. Voglio mangiare una energy bar, questa. Alla ciliegia e alla mela. Sono quelle barrette tutte piene di frutta compattata, frutta secca. Un po' di energia perché ragazze sono a terra veramente. E dai, faccio sto spuntino. Guardate come io le amo queste, vedete? Queste qua. Sono super buone. Merendina. Questa sera forse volevo mangiare le uova. Le uova col sugo, sapete che è una cosa che mi piace tanto. Ho avanzato ancora del pane. E sì, quindi credo che farò così, farò le uova con il sugo col pane, però più tardi, tipo verso le 9. Adesso vado su e cerco di guardarmi una puntata di Vikings. Domani mattina devo passare in negozio a prendere delle cose che devo portare ad un'amica con cui poi pranzo. Le avrei dovute portare via dal negozio, queste cose le avevo lasciate lì, dovevo portarle via stasera, ma appunto non sono andata a lavoro. Poi vado a pranzo con questa amica che si chiama Giorgia e dopo pranzo vado a provare dei vestiti in un negozio che è praticamente un negozio che noleggia vestiti, che mi sponsorizza nelle occasioni in cui ho bisogno di abiti. Devo andare ad una sfilata sabato e quindi mi prestano un abito, devo decidere il look. È una cosa nuova, recente, questa cosa della sponsorizzazione da VIP. Sono contenta di provare e scusate se sono così mogia, ma veramente è stata una giornata pesante, però mi sento sfebbrata, quindi mi sento già meglio, posso iniziare a sentirmi in forma. E basta, bene, noi ci si vede domani. Scusate se questo weekly vlog è stato così, perché non mi ricordo. C'ho proprio il vuoto di memoria, credo di non aver ripreso ieri, perché poi sono stata male, avevo deciso di fare la clip di sera quando tornavo, ma ero cotta, quindi è andata in questo modo. Ma buono, vado a vedermi Vikings, un po' di fighi, un po' di fighi. Buongiorno, ma che faccia! Buon venerdì, devo uscire, non ho la febbre, quindi vado a fare un po' le mie commissioni, ma devo lavare i capelli perché sembra una scappata di casa, peraltro è tardi. Ma ho intenzione di fare il trattamento Imagea di Elgon più il trattamento Infusion, perché sapete che io amo Elgon tantissimo, tra gli altri brand che amo c'è anche lui, uno di quelli di cui vi parlo spessissimo, e oggi quindi vado a fare Imagea perché ho deciso di seguire il vostro consiglio di
massaggiare tanto il cuoio capelluto, quindi di dargli aiuto a livello di microcircolazione. Quindi lo faccio sia con la linea, con l'olietto che avevo fatto vedere, sia lo faccio appunto con la linea Imagea, però questa non ve l'avevo mai fatta vedere in uso, cioè non avevo fatto vedere che cosa faccio. Ve la faccio vedere adesso. In pratica, con uno spruzzino metto acqua e vado proprio a bagnare il cuoio capelluto, la zona del cuoio capelluto. Poi prendo il Phyto Gommage, questo prodottino qua, eccolo, con Imagea Phyto Gommage, vado, che vedete che ha un beccuccino, vado a distribuire e a grattugiare il mio cuoio capelluto in modo da levare le cellule morte, ossigenare, favorire la microcircolazione e quindi aiutare i miei capelli a crescere meglio. Ma poi vado con scusate chi mi scrive, ok, rispondo un secondo, è una cosa importante di lavoro. Dicevo, poi vado con niente, oggi tutte le mie amiche mi scrivono cose buffe. Ok, niente, c'ho questa raspino. Vado con lo shampoo, dicevo, che è lui, l'Imagea appunto shampoo. Dopodiché potrei passare al Balm, quindi c'è nella loro linea, vedete, il Balm, ma io oggi non userò il Balm, ma userò l'Infusion, cioè userò uno di questi fialoni, nel mio caso, cioè brillantezza, nutrimento supremo e corposità. Io oggi voglio usare corposità, che non l'ho mai usato, quindi prendo una delle fialette, cioè fialette, chiamiamole così, che hanno dentro il trattamento cremoso, quindi diciamo il balsamo, perché questo è un balsamo, a cui si può appunto aggiungere, potrei aggiungerlo anche a questo, bada ben, però qui ci sono già sistemati, quindi fino alla tacca che è questa qua, dove stai? C'è una tacca che adesso non riesco a farvi vedere, ecco, fino a qua c'è la tacca, io inserisco la fiala, quindi questo non l'ho mai usato, vedete, è intonso, vado a buttare il liquido fino a là, shakerò e poi vado a montarci lo spruzzatorino, così lo infilo dentro, eccetera. Poi strizzo bene i capelli dopo che li ho lavati e applico sulle lunghezze spruzzando questo balsamo potenziato con la fiala Infusion e lascio agire, non mi ricordo quanti minuti, adesso ve lo dico. Concentrato densificante da risciacquo per capelli sottili, fini o privi di corpo, risultano più spessi e corposi. Non usare da solo, può essere utilizzato in due modi: o aggiungere 5 ml di crema base Infusion fino alla tacca, aggiungere 5 ml alla crema base Infusion fino alla tacca, agitare bene, derogare e lasciare in posa 5 minuti, oppure crea un trattamento personalizzato aggiungendo da 1 a 3 grammi. Quindi sono da 30 a 90 gocce a 10 grammi di maschera o di conditioner dose media, applicare come d'abitudine. Quindi laddove finiste queste e aveste ancora di queste, le potete aggiungere a questo, va bene. Dopo che ho finito tutto utilizzerò il questo qua, il Phyto Guard Hair Type 1 and 2, nettare capelli leave-on, anti-inquinamento, umidità e rajuvi. Quindi questo lo metterò prima di procedere alla piega. Eccolo qua, è una crema che non ho mai usato. Sapete che io di loro amavo quello spray, il leave-in, quello spray, quello che si metteva sui capelli. Bene, vado e procedo e poi ci vediamo magari a piega terminata, se non sono in super ritardo, perché ho appuntamento alle 13 con la mia amica Giorgia per pranzare insieme, ma alle 12 devo essere già in negozio e sono le 10, quindi ho tipo 2 ore, non alle 12 devo essere in negozio, alle 12 devo uscire di casa più o meno e anche prima, 12 meno un quarto.
Quindi diciamo che ho 1 ora e 45 minuti per prepararmi, che per me è pochissimo, quindi volo. Allora, shampoo fatto, ragazzi, io vi volevo far vedere una cosa fantastica. Allora, aspettate. Vedete la ricrescita? Questa è la ricrescita che ho avuto da venerdì scorso. Oggi è venerdì successivo. Cioè, questa è la ricrescita di una settimana. Ho appena lavato i capelli, si vede molto bene. Cos'ho qua? Vedete? Questa è la ricrescita di una settimana. E lo so per certo perché venerdì scorso sono stata dal parrucchiere a rifare la, insomma, le schiariture, e quindi mi ha rifatto tutta la base, tutto il colore, ovviamente, no? E questo è quanto mi è cresciuto. A me non sembra che di regola, aspettate, siete tutte storte. A me non sembra che di regola io avessi questa ricrescita pazzesca. Quindi urge il video sugli integratori che ho comprato su Amazon, che erano consigliatissimi. Ho fatto un po' di ricerche, ne ho preso due e li sto abbinando. Sono due principi attivi diversi, due principi molto famosi, insomma, che si usano per la ricrescita dei capelli, ma in porzione strong. Quindi, se questo è il risultato, andiamo subito col test. Una ragazza mi aveva suggerito di prendere una magliettina bianca. La vado a prendere all'outlet, credo domani, all'outlet di Calzedonia, che le vendono a 1 euro, e ci facciamo tutti i segnetti con la penna, così vediamo quanto crescono di mese in mese. Sono proprio contenta di fare sto esperimento. Peraltro oggi qua mi sono segnata le cose che devo fare due robe su due conti correnti, i 2000 dei conti correnti che ho, delle operazioni che... dei bonifici F24 che mi dimentico sempre di fare, sempre, che sono giorni che dico che devo fare. Devo verificare tutte le email. Alle ore 13 ho pranzo con Giorgia, prima devo passare in negozio dove lavoro, che devo prendere delle cose appunto per Giorgia, la mia amica, e devo postare un video oggi, un video dove parlerò della la legge dell'attrazione, dei 101 desideri, un video che volevo fare da un sacchissimo di tempo. E poi vorrei allenarmi, ma reduce da raffreddore, non so, forse farò qualcosina a casa di addominale. Cosa mi mancava da fare? Forse braccia, quindi magari mi allenicchio un po' a casa, vediamo. Non voglio assolutamente essere... cioè portarmi sfiga, che poi domani ho di mattina la sfilata, poi devo fare appunto la spesa, devo montare il video di domenica, e poi domenica devo andare a fare il trekking con gli amici che ho conosciuto tramite questo gruppo Facebook che vi avevo detto. Li ho conosciuti virtualmente, li conoscerò di persona domenica, e vado in Val Vertova o in Val Vertova, non lo so, sono emozionatissima, non vedo l'ora, e quindi non me lo voglio perdere. Adesso devo fare, ho bevuto stamattina il mio caffè, cioè il caffè latte fatto con latte di avena, ma siccome devo pranzare con Giorgia alle 13 appunto, quindi fra un'ora devo uscire, quindi ho il tempo di farmi i capelli e darmi una truccatina, volevo prendere uno shaker proteico per non arrivare proprio, cioè, perché di fare proprio colazione completa ho lo stomaco chiuso, forse dall'inappetenza, però volevo appunto prendere qualcosa. Quindi ho deciso di prendere le proteine alla vaniglia, che hanno anche, fatemi vedere, sì, hanno anche qualcosina di carboidrati, proprio poca, però mi mangerò una mela per supplire ai carboidrati, anche se ormai è abbastanza tardi, sono le 11:15, però una mela ci sta, perché proprio appena mi sono svegliata, vabbè che ho bevuto il latte d'avena, che sono carboidrati, però
aggiungo una mela e faccio uno shaker con le proteine alla vaniglia. Voi dovete sapere che io detesto il gusto vaniglia e questo mi era stato omaggiato dall'azienda, che non sapeva della mia avversione alla vaniglia. Cioè, solo se sento il gusto vaniglia mi sa di latte e io odio il latte, quindi non riesco a bere niente che sappia di vaniglia. Devo cercare un cucchiaio. Ho trovato il mio misurino, quindi cosa faccio? Vado innanzitutto a zerare la bilancia, perché aspettate. Ok, vedete che è tutto sulla bilancia, a zero, e vado a mettere almeno 30 grammi, perché sennò 32, perfetto, 32. Il mio segreto, se non vi piace la vaniglia, si chiama cacao amaro in polvere, quindi aggiungo un misurino di cacao amaro in polvere, che peraltro sono grassi ottimi perché ha 21 grammi di grassi e 22 di proteine il cacao amaro, quindi è un ottimissimo prodotto. Certo che non è che potete mangiare quintali perché è amaro, cioè, però per ad esempio modificare il sapore di alcune proteine che non adorate è un ottimissimissimo escamotage. Quindi metto, e sono 2 grammi di cacao, quindi poi aggiungo l'acqua. Potete aggiungere anche il latte d'avena, mandorle, quello che vi piace, però io, siccome ho già preso il latte d'avena, non ne prendo altro e vado semplicemente con l'acqua. Io non ne metto molta, come vedete, guardate, basta, perché sennò mi viene troppo liquida e a me piace un composto bello cremoso, quindi tappo bene, perché di esplosioni ne ho fatte in abbondanza in tutti questi anni in cui mi alleno, figuratevi. Quindi vado poi a utilizzare, si sembra un po' sporco il bicchiere, in realtà ci ho bevuto l'aspirina effervescente stamattina, ammetto, però non ho voglia di prenderne un altro, quindi dovrebbe essere ben shakerato, viene proprio al cioccolato, super buono. Potete anche metterne di più di cacao, ma così basta, diciamo, e me lo faccio andare bene. Aspettate che non mi piace che non mi vediate in viso, vabbè che non sono questa gran bellezza da vedere con questi capelli così, ma adesso mi vado a fare tutto. Wow. Buonissimo. Buono, vado ad asciugarmi i capelli e piega e via. Voilà, eccomi. Allora, aspettate, zoomettino piccolino. Sono tornata, pranzo con la mia amica, è andato bene, sono passata in negozio, ho fatto le mie commissioni, sono un po' sconvolta, però guardate che belli i capelli, con tutto il trattamento che ho fatto. Devo dire che la piega un po' così, poi sono uscita di fretta, però basta che siano mossi e già mi piacciono. Sono andata allo showroom a ritirare l'abito che dovrò mettere per le sfilate di domani. Devo andare alla sfilata di Francesca Liberatore e poi da Borbonese. Ero stata invitata anche ad altre, ma appunto avevo la febbre e non sono potuta andare, infatti era quella di Benetton sicuramente, e poi non mi ricordo quali altre, però qualcun altro, non tantissime, perché non è che sia la Chiara Ferragni della situazione, però mi avevano invitato a un po' di sfilate, ma purtroppo non sono potuta andare. Però domani mi rifaccio, sto un po' in giro per il sabato, per la Fashion Week, insomma per il giorno di sabato della Fashion Week, quindi questo è il mio abito, non ve lo faccio vedere perché poi posterò delle foto e farò anche delle stories, poi vi farò sapere però nelle stories come funziona e tutto quanto, farò anche una foto che pubblicherò su Instagram, quindi se siete curiose di vedere l'abito che ho preso allo showroom, seguitemi su Saidori. L'angolo di Saidori su Instagram si chiama semplicemente
Sai, Dori. Quindi pubblicherò sicuramente la foto con l'abito, è un abito un po' sexy. E adesso infatti vado all'outlet di Calzedonia sperando di non cadere in tentazione, perché devo prendere solo delle velatissim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 
Peraltro poi mi metterò invece a fare delle prove abito per vedere quale pochettina abbinarci, cioè quale ci sta meglio, quale tracollina, pochettina metterci, e se usare le décolleté o usare dei sandali che ho. Devo decidere in sostanza. Detto questo, basta. Noi ci vediamo domani perché vi porterò magari con me appunto alla Fashion Week, così vi faccio un pochino vedere tutto quanto, insomma, un po' un pezzettino della sfilata e quello che succede in giro. E basta, ci vediamo domani. Ciao! Mano, Silvia, Silvia, Mano. Milano, odio. Milano, odio. Aspettate, guardate. Siamo al cinema Odeon, ma non dobbiamo vedere un film. Ma Siamo in ritardo. però siamo puntuali, ritardo ma puntuali. Un ritardo puntuale perché a quanto pare sono tutti in ritardo. Quindi poi. E niente, noi adesso ci guardiamo la sfilata di Francesca Liberatore. Dopo mangiamo qualcosa perché non ho praticamente fatto È colazione. arrivato in ritardo, mi ha fatto aspettare 20 minuti in uomo. Esatto. Credo che ci sarà però un piccolo party rinfresco all'Annex, che abbiamo scelto. E poi dopo dobbiamo andare da Borbonese. Da Borbonese. Borbonese dopo? Perfetto. Che è qua vicino perché Sì, io esatto, siamo ho in i zona. tacchi che sono tipo arrampicata Quindi devo tenere l'abbraccetto tutta la Look, giornata. look. Guardate come Ma figa. ve lo devo far vedere bene dopo. Surprise. Tutto fucsia, ragazze. Qua si vede male perché c'è una luce bruttissima, però smalto fucsia, rossetto fucsia, che tanto mi chiederete qual è quello di Clio. Tutte vi chiederanno che rossetto ho. Capelli un po' un disastro, ho avuto una giornata. Uè, mette fuoco. Aspettate. Qua. C'è una giornata un po' complicata, quindi adesso stoppiamo e nel caso facciamo qualche ripresa quando passano le modelle. Let me disarm you. I'm not trying to own you. I just wanna know what it feels like to have your body so close. Let me absorb you of the past that controls you. I just wanna know what you look like without a weight on your soul. Somewhere we could get away. If you wanna find another place, love, disappear and never leave a trace. Spoken in silence.